Hasta la vista, ragazzi! Sono sempre io, TheGamer800, ragazzi! Ci troviamo in un nuovo episodio su Injustice 2. Ragazzi, nell'ultimo episodio che vi ho portato su Injustice 2, parecchio tempo fa, siamo andati, ragazzi, a decodificare le scatole madre, bronzo, argento, oro e platino, e con le cose che abbiamo sbloccato, ragazzi, siamo andati a potenziare i nostri personaggi presenti nel roster. Mentre, ragazzi, nell'altro episodio precedente, ancora, siamo, ragazzi, andati a giocare il secondo finale, quello in cui Superman sconfiggeva Batman e lo controllava, quindi diciamo che aveva lui il dominio sulla Terra di nuovo, come era successo appunto in precedenza in Injustice 1. Ragazzi, intanto in questo periodo in cui non ho registrato video su Injustice, perché mi ero un po' fermato per far procedere alcune serie tipo Xenoverse 2 e Agents of Mayhem, sono uscite, ragazzi, delle DLC, quindi io adesso vorrei andare a provare questi nuovi personaggi che sono stati aggiunti con la DLC. Allora, ragazzi, noi ci basta andare a giocatori singolo, andiamo a incontro singolo, quindi è qui, ragazzi, qui non credo siamo mai venuti, siamo solo venuti a vedere i personaggi, ma non abbiamo mai selezionato un personaggio per combattere. Allora, raga, i primi tre personaggi che avevamo visto nel trailer quando ci avevamo fatto la reaction assieme erano Red Hood, che ho già scaricato, ragazzi, cappuccio rosso, chiamato in italiano. Il secondo, ragazzi, era, eccolo qua, Sub-Zero di Mortal Kombat, non so di preciso quale, ragazzi, ma so di preciso che è un personaggio di Mortal Kombat. E poi, ragazzi, abbiamo anche, fatemi vedere, Starfire qui, ragazzi, eccola qua, Stella Rubia in italiano, che è presente nei Teen Titans, chi non la conosce alla fine. Poi, ragazzi, sono stati aggiunti ancora altri due personaggi, a parte Brainiac, che io l'avevo già sbloccato, perché è anche Darkseid, ragazzi, eccolo qui, perché avevo comprato il Season Pass già all'inizio, quindi avevo comprato il gioco completo. E qui, ragazzi, a parte tutti questi 5 personaggi, ne ho scaricati, diciamo, ne abbiamo sbloccati degli altri scaricando le DLC, ovvero Raiden, questo qui, che dovrebbe essere un altro personaggio di Mortal Kombat, ragazzi, non credo di starmi a sbagliare, non mi dite parolacce, diciamo così. E poi, ragazzi, anche qui, se andiamo a vedere qui, c'è anche Black Manta, ragazzi, che dovrebbe essere un mercenario di Atlantide, cioè un nemico di Aquaman dovrebbe essere, ragazzi, non credo di starmi a sbagliare. E qui, ragazzi, diciamo che il roster si è ampliato un pochettino grazie a Red Hood, Sub-Zero, Starfire, Raiden e Black Manta. In più, ragazzi, ci sono anche altri slot vuoti ancora non sbloccati. So che un altro personaggio sarà Atom, e ci sono anche degli altri tre personaggi che non sappiamo ancora chi sono. Usciranno presto, sicuramente. Ragazzi, io vorrei iniziare appunto da Red Hood, farlo scontrare con qualcuno. Ovviamente ce l'abbiamo di livello 1, perché non ci ho giocato affatto, ovviamente. Ve lo devo portare assolutamente sul canale, quindi abbiamo cappuccio rosso e vediamo di potenziarlo, ragazzi. Vediamo che cosa abbiamo per potenziarlo prima, dai. Torniamo indietro. Magari facciamo personalizza personaggi. Vediamo cosa abbiamo per Red Hood, se abbiamo qualcosa di sbloccato. Vediamo un po'. Andiamo qui sotto. Vediamo cappuccio rosso. Vediamo, ragazzi. Dotazione 1. No, ragazzi, non credo che abbiamo nulla, purtroppo. No, niente. Però abbiamo qualche colore nuovo, vediamo. Tipo, Dio. Vediamo un po', ragazzi. Dio già ce l'avevamo, questo qui. Poi, cioè, come colori. Dio alternativo, demone alternativo già ce l'avevamo. Qui vedo qualcosa di torneo, una specie di skin dorata e argentata, bellissima. E poi abbiamo Electrum, che diventa tutto bianco e argentato. Bellissimo, ragazzi. Sono state aggiunte queste cose qui. Le potremmo anche comprare, però vogliamo aspettare un po'. 5400 di cristalli sorgente e ce ne vogliono 5000. Però aspettiamo, ragazzi. Quindi abbiamo queste cose qui. Vediamo che altro possiamo potenziare. Tipo Starfire a qualcosa. Corianders. A parte i colli che abbiamo già sbloccato, che abbiamo? Torneo e Electrum anche per lei. Torniamo a Sub-Zero. Vediamo. Stessa cosa anche per lui, vediamo.
Oddio, bellissimo, c'è anche il martello lì per terra ghiacciato. Dio, vedete, Dio dorato, Dio alternativo e cose varie. E poi abbiamo torneo, bellissimo questa skin, ragazzi, e anche Electrum, quindi abbiamo anche per questi altri personaggi queste altre skin. Ok, torniamo indietro. Quindi credo che anche Raiden, quelli lì, non abbiano. Vediamo, Raiden. Non credo. Ah no, qui c'è qualcosa di diverso, ragazzi. Qui abbiamo torneo, vedete, la skin torneo stesso. Electrum, e poi abbiamo Fulmine Nero, ragazzi, ovvero Black Lightning, una nuova serie della CW, ragazzi, che uscirà in America e poi noi la potremo vedere in subita in Italia. E una nuova serie DC, di questo qua, che si chiama Fulmine Nero, e appunto i poteri dovrebbe essere del fulmine, appunto, no? E dovrebbe essere un eroe, non dovrebbe essere un cattivo. E quindi abbiamo la skin, dentro Raiden abbiamo la skin Fulmine Nero, e potremmo utilizzare anche Fulmine Nero. Ok, torniamo indietro, ragazzi, vediamo. Ci mancava Black Manta, voglio vedere un attimo Black Manta se abbiamo qualcosa da potenziare. Black Manta, Male Eterno. Allora, questo è il colore principale, poi abbiamo Dio, Dio alternativo, tutte cose varie. E qui, ragazzi, abbiamo lo stesso torneo, bellissimo, con gli occhi gialli. E Electrum così, quindi tutto argentato. Questo è tipo, non so, dorato e argentato, e questo è solo argentato. Buona sapersi, ragazzi, queste cose, che abbiamo delle skin alternative, colori alternativi. Ok, però non abbiamo potenziamenti, quindi possiamo direttamente, ragazzi, andare a provare Red Hood oggi almeno. Allora, facciamo incontro singolo, andiamo a provare i personaggi. Allora, Cappuccio Rosso, chiamiamolo in italiano a sto punto. Allora, Cappuccio Cappuccio Rosso Rosso. contro, ragazzi, un personaggio che non tanto è altro. Contro, ad esempio, Batman potremmo fare. O contro anche Robin, visto che questo qui, questo cappuccio rosso, adesso non ricordo più il nome, come si chiama, però è un altro Robin, diciamo, che è diventato poi cattivo. Allora, raga, vediamo chi potremmo utilizzare. Facciamolo scontrare appunto contro Batman, dovrebbe essere perfetto così, quindi. No, è solo che Batman è di livello 9, andremo a perdere sicuramente. Almeno proviamo con, ad esempio, fatemi decidere, ragazzi, un attimo, contro Deadshot. No, se no si potrebbe mischiare, potresti pensare che è lo stesso personaggio. No, no, facciamo una cosa. Facciamo Cheetah. Cheetah. Ok, difficoltà media. Ok, oddio, bellissimo quando fanno queste cose, raga. Mamma mia. Con il calcio della pistola l'ha dato. Contro, e ha anche le scosse elettriche. Ok, bellissima sta animazione. Raga, andiamo manicomio di Arkham, dai. Manicomio di Guerrieri Arkham. diretti al manicomio di Ecco qua, Arkham. ragazzi, questo è il primo incontro che facciamo, diciamo, il primo scontro tra i personaggi. Non abbiamo provato neanche un personaggio del roster. Ok, ragazzi, arriva il nostro Red Hood. Bellissima la sua intro, ragazzi, con le pistole che spara in aria. La tua caccia finisce qui. Gli scontri non si vincono a parole. I miei artigli ti deturperanno. Oddio, raga, si inizia. Vediamo un po'. Oddio, inizia Cheetah, mamma mia, incazzatissima, raga. E noi facciamo vedere la forza di Red Hood. Mamma mia, raga, bellissima, bellissima, bellissima. Allora. Oh, sì, ragazzi, con i coltelli, bellissimo. Ok, e vabbè, anche lei ci deve fare qualche mossa, raga, non dico di no, eh. Come anche in Xenoverse, come vi dico in Xenoverse, cioè non è che vinciamo per forza noi. Cerco di fare il mio meglio, ma io non è che sono un professionista in questo gioco. Comunque, raga, possiamo utilizzare la mossa finale, ho visto. Proviamo. Ok, sì, ragazzi. Oddio, la brutta granata. La fa saltare per aria, la spara dappertutto. Oddio, raga, bellissima. Che figata, raga. Vabbè. Sono convinto che anche lei ci toglierà la prima vita almeno. Ok. Vabbè. Ce l'ha tolta almeno la prima vita. Questo Solo che noi spettacolo gliel'abbiamo tolta molto immancabile. prima. Ok. Cheetah è molto agile, ragazzi, purtroppo. Vediamo. No. Ci ha spinto indietro. Gli volevo fare l'attacco, ma ci ha spinto indietro. Ok, l'abbiamo battuto con un pugno, semplicemente, però abbiamo visto un po' tutte le mosse, ragazzi. Vediamo. Vittoria di Cappuccio Rosso. Mamma mia, raga. Bellissimo la sua outro. Quella era la intro. Adesso siamo saliti anche un po' di livello, ragazzi. Siamo sempre a livello 1.
siamo saliti a 528 XP. Ok, quindi facciamo continua. Facciamo seleziona un nuovo combattente. Facciamo contro qualcun altro, ragazzi. Adesso proviamo almeno, facciamo due combattimenti almeno. Io, ragazzi, ve lo dico, non sono un professionista a giocare a sto gioco, quindi non mi dite nulla, cioè se non gioco al massimo del tutto. Io vi porto questi video secondo come so giocare io, cioè non è che posso mettermi a giocare da professionista. Comunque, raga, facciamo Cappuccio Cappuccio Rosso un'altra rosso. volta. Vediamo contro, non lo so, Joker. Possiamo fare contro Joker? Sì, dai, facciamo Joker. Joker. Ok, difficoltà media. Ecco qua. Allora, raga, possiamo fare tipo il combattimento, lo facciamo a Gorilla City, no? Oppure qui, al parco giochi di Joker, qui. Mi Guerrieri diretti al parco giochi di sembra Joker. adatto, visto che scegliamo Joker come nemico. Ok. Per vincere uno scontro consuma più super indicatori rispetto al tuo avversario. Ok, sempre la sua intro, raga, fantastica. Ditemi voi cosa ne Siamo pensate. morti! Cosa ci facciamo qui? Questo è l'inferno e io sono il diavolo. Bellissimo, Mi raga. mancavano i tuoi commenti arguti. Avvio. Ok, forza. Raga, iniziamo a malmenare il povero Joker. Vabbè, non è proprio povero, è abbastanza forte comunque. Tordendo dei gusti. Ok, bellissimo. Ovviamente non so fare tutte le mosse, ragazzi. Non mi chiedete di utilizzare proprio tutte le mosse, tutte le cose. Allora. Ok. Sicuramente molti di voi sapranno giocare meglio di me, ragazzi. Lo riconosco, ne sono sicuro. Che sapreste giocare molto meglio di me. Ma io non ho mai giocato un picchiaduro, di quelli dove si gioca in laterale, diciamo. Allora. Volendo possiamo usare la mossa finale. Proviamoci. Sì, ha funzionato, ragazzi. Ok. Bellissimo, ragazzi. Fantastica questa qui. Ok. Mamma mia, ragazzi, con le sue pistole. Che cavolo combina. Sembra molto. Non sembra molto forte, ragazzi. Il nostro carissimo Joker. Quello devo dire. Ok, manca poco alla sua fine. Ok, sconfitto, ragazzi. Il Vittoria di Cappuccio cappuccio rosso. Rosso. Mamma mia, raga. Bellissima la sua outro, Ok, siamo saliti ancora una volta. Facciamo continua. E facciamo, ragazzi, torna al menu principale. Almeno due combattimenti li abbiamo fatti. Potremmo anche provarlo successivamente. Fare degli scontri uno contro uno. Non online, ragazzi. Non mi chiedete online perché non tanto mi piace. Però più che altro potremmo provare un po' tutti i personaggi, ragazzi, potenziandoli sempre sull'offline, diciamo. Vi porto un po' tutti gli episodi, tipo Flash contro l'anti-Flash o altri personaggi. Proveremo tutti questi DLC nei prossimi episodi. Potremmo fare tanta tanta roba, ragazzi, libera. E potremmo fare anche il multiverso un giorno, cioè andando avanti vi posso portare anche il multiverso, no? Che è qui, giocatore singolo, multiverso, vedete? Usa Broderai per osservare e prevenire possibili pericoli per il multiverso. Queste qui sono delle missioni, diciamo, secondarie. Poi c'è multiverso leggendario. Ok, vabbè, qui ci sarà multiverso leggendario. Comunque andremo a fare un po' di roba, ve lo voglio riportare in Justice 2, sempre che vi deve piacere, ragazzi. Comunque, io... Raga, mi è piaciuto tantissimo questo personaggio, il cappuccio rosso. E chiamiamolo cappuccio rosso, ragazzi, chiamiamolo Red Dude, come volete. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo personaggio. A me mi è piaciuto tantissimo anche perché questo personaggio qui ha le pistole, le granate. Cioè, raga, è fighissimo. È come, che ne so, Robin, come Batman. Cioè, assomiglia molto a quei personaggi lì che fanno scazzottate, lanciano granate, lanciano coltelli, usano le pistole. Veramente, veramente figo. Poi è un personaggio... Da sé, ragazzi, fico proprio esteticamente. Quindi, ragazzi, niente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!